Per l'artista fanese Sergio Carboni si chiude un ciclo, quello delle opere ispirate, realizzate e dedicate ai corpi di polizia. Un ciclo, quello di Carboni, che testimonia lo stretto legame con le istituzioni ed il profondo apprezzamento per l'opera e i continui sforzi e sacrifici che gli uomini dello Stato mettono in campo per la tutela del cittadino e la sua sicurezza. Io che mi trovo qua dentro, in città, avendo loro alle porte, sto tranquillo, proprio di una tranquillità, niente, ho voluto omaggiare l'omaggio alla Polizia di Stato per tutto il sacrificio che fanno, quindi penso di esserci arrivato. Il quadro resterà sempre qua e spero di venirlo a vedere il più possibile, cioè per tanti anni. Il dipinto rappresenta una volante della polizia con un fiero agente al fianco e a far da sfondo il simbolo della città di Fano, la Porta Augustea, a significare l'intera collettività fanese protetta dall'opera della polizia e dei suoi uomini. A ricevere l'omaggio dell'artista fanese nel commissariato di Fano, assieme ai suoi uomini, il dirigente Stefano Seretti. Simboleggia proprio il nostro operato, la nostra quotidiana attività in questa città, nella città di Fano, con il simbolo principale della città di Fano. Noi la interpretiamo come il nostro servizio di sicurezza e di vigilanza su tutta la cittadinanza di Fano, è come se dietro la volante ci fossero tutti i fanesi, insomma, e quindi ci riempie veramente di orgoglio perché ce lo contestualizza, ci fa sentire partecipi e presenti in questo territorio, in questa comunità, e quindi il maestro veramente è riuscito a toccare i nostri cuori molto, 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 in maniera molto sensibile e molto forte.